Coin contro Bitcoin, ve lo avevo promesso. E bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo una classifica, la classifica delle top 10, 10 altcoin contro Bitcoin che potrebbero darci grandi soddisfazioni nelle prossime settimane, ma che so anche che molti di voi stanno seguendo. Perché? Perché le ho prese quasi tutte dai vostri commenti, quelli che mi lasciate sotto i miei video, ragazzi, e quindi ho deciso, come vi avevo già accennato nell'altro video, di andare a preparare questa classifica, andare a spostarci sui grafici, a guardare come sono i grafici di questa altcoin contro Bitcoin e poi indicarvi qualche cosina, qualche indicazione anche a livello operativo su dove, come e quando magari questi trend contro Bitcoin potrebbero invertire in positivo, oppure alcuni lo sono già, insomma, lo vedremo. Andiamo ad analizzare questi grafici delle altcoin contro Bitcoin. Molti di voi me lo chiedono per un semplice fatto, perché quando si decide se fare o meno un investimento in base magari a quello che è un progetto, anche un'analisi di natura strutturale fondamentale sui mercati cripto, una cosa che spesso si tralascia e che sapete bene io ritengo essere un gravissimo errore è l'analisi di natura grafica. Viene tralasciata, ragazzi, da moltissimi neofiti, moltissimi holder, e questo è un grave grave problema, perché sui mercati cripto ancora di più che sui mercati hold è bene avere anche una infarinatura dell'analisi tecnica, anche se non volete essere magari dei trader professionisti, ma volete semplicemente capire se siete su un mercato, su un altcoin, su una cripto che può effettivamente scendere anche tantissimo, perché poi alla fine il problema di fondo è quello, ragazzi. So che molti di voi dicono la terrò 10 anni, però meglio stare su Bitcoin 10 anni se Bitcoin salirà di più della vostra cripto. Questo è il vero motivo ed è l'obiettivo di questo video, andare a farvi vedere come alcune altcoin sono positive contro Bitcoin e quindi stiamo lì, continuiamo a cavalcare quei trend, altre invece sono andate in negativo. È anche il motivo per il quale tutti i miei portafogli di criptovalute, altcoin, sono praticamente andati in flat, tranne un pezzettino di Theta e un pezzettino di CRO che ancora mantengo, ed Ethereum, ma quello lo usiamo per la DeFi, ragazzi. E poi sono in procinto di agire, quindi questo video è un video anche che andrà ad essere un video introduttivo di quello che poi sarà il nuovo portafoglio, se dovessero esserci queste condizioni di inversione di trend. Perciò guardiamo questi grafici, guardiamo 10 top altcoin contro Bitcoin e poi facciamo le conclusioni. Prima del grafico, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un pollicione e soprattutto cosa ne pensate, fatemi sapere cosa ne pensate di queste coin che andiamo a vedere. Se qualcuno di voi le analizzate, vi piacciono o meno, scrivetemelo nei commenti. Andiamo con la prima, ragazzi. Come si analizza un grafico di lungo periodo sui mercati, sia che siano cripto che siano mercati hold, andando a guardare il time frame weekly o daily, ragazzi. In questo caso andremo ad analizzare un time frame daily per essere un pochettino più operativi, perché il weekly risulta essere effettivamente un po' troppo lungo e spesso sui mercati criptovalute questa cosa non è del tutto buona, mentre magari è ottimale sui mercati hold. Sui mercati di criptovalute andare ad avere un time frame così tanto largo come ad esempio il weekly a volte può essere negativo. Allora, band, prima cripto, ragazzi, solo il grafico davanti a noi, come sempre trading minimalista, analisi minimalista dei grafici, questo è una cosa che vi consiglio assolutamente. Allora, band oggi, solo oggi, sta dando un leggerissimo segnale di inversione di trend per quanto riguarda il suo grafico contro Bitcoin. Tutte queste altcoin che guarderemo oggi, ragazzi, sono contro Bitcoin. Non le analizziamo contro USD perché non ci interessa, perché noi vogliamo usare Bitcoin per decidere quando switchare da Bitcoin alle altcoin in base appunto a quelle altcoin che potrebbero avere più forza di Bitcoin nei prossimi mesi. Allora, band, grafico
solo in questo momento sta dimostrando un po' di forza, ma ancora, ragazzi, è lunga. Perché? Perché siamo sulle medie mobili che io utilizzo per analisi di questi grafici. Ve le mostro tranquillamente. Media mobile semplice a 11 e a 22 periodi. Ragazzi, è ancora sotto queste medie mobili, come vedete ci si è attaccato, non ha fatto nessun break. Il grafico tendenzialmente è di ribassista nel breve periodo, ma anche un po' medio, ragazzi, perché siamo quasi a 2 mesi. Contro Bitcoin non si va long ancora su Band fino a quando non rompe questo livello qui, ragazzi. Allora, tenete sotto controllo questi livelli di massimo, soltanto alla rottura. Break confermato, confermato in close daily. Ovviamente, se fa uno spikeone, ragazzi, dovete essere trader. Purtroppo con le cripto la capacità di fare operazioni di trading è fondamentale, anche molto di più rispetto agli altri settori. Perché? Perché, ragazzi, vi sparano le cripto questi candeloni anche giornalieri, quindi poi non riusciamo praticamente a salire perché sono salite troppo, quindi non riusciamo a comprarle, scusate. Comunque, l'inversione di trend avviene qui, ragazzi, sopra questo livello che è esclusi zeri 70, quindi sopra. Quando avremo questa inversione, si potrebbe tentare un eventuale ingresso per un nuovo trend, immaginando che questo precedente sia già concluso per quanto riguarda Band. Fino ad allora, nada per Band. Seconda cripto, oggi vado veloce, ragazzi, perché se no 10 come le facciamo? Quindi devono essere meno di un minuto a criptovalute. Allora, questa è BNB contro Bitcoin. Molto bello il grafico di BNB contro Bitcoin, è in trend laterale rialzista da un sacco di tempo, tendenzialmente dal break di questo livello di massimo, quindi in sostanza da settembre, ragazzi. Però in pratica non fa nuovi minimi, quindi fa sempre minimi crescenti. Se andate a guardare i livelli dei minimi, li fa a livello crescente già da maggio. Questa è una cosa positiva perché in sostanza chi di voi ha BNB è in guadagno contro Bitcoin già da maggio 2020. Sono parecchi mesi, un trend che si sta mantenendo pur con le sue oscillazioni. Ragazzi, sapete che le cripto contro Bitcoin hanno un colosso da affrontare, quindi non si tratta ovviamente dell'USD, dell'euro, ma si tratta di Bitcoin. Quindi vincere contro Bitcoin vuol dire essere veramente forti. BNB trend rialzista in posizione long, anche questa fase di ribasso può essere considerata un pullback. Per quanto riguarda questa cripto, direi che chi è long può continuare a stare long, chi non è long potrebbe azzardare un acquisto, ma attenzione, lo stop va sotto l'ultimo minimo, in questo caso qui. Allora, BNB entra nella mia ottica di portafoglio per quanto riguarda le cripto contro Bitcoin. Passiamo invece a una delle mie preferite, vedete anche i miei alert, ragazzi, che sono anche i miei livelli di ingresso. Ve ne avevo parlato forse su Celsius, non so se ne ho parlato nel canale, ragazzi, o solo sulla mia Academy, ora non ricordo. Comunque, il primo break avvenuto il 19-18 di settembre, quindi 19 primo ingresso, vedete i miei alert posizionati, e poi l'altro qui, guardate che splendido trend contro Bitcoin, long, 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 ancora long su Celsius contro Bitcoin. Non c'è un'inversione, mi ricorda tantissimo il grafico del CRO. Questa è una delle poche coin che vedremo oggi che ha già un grafico rialzista contro Bitcoin, perché alcune sono ancora in trend ribassista, come avete visto Band, ma altre, ragazzi, hanno già un grafico rialzista, quindi bisogna starci sopra. Come si entra quando un'altcoin o uno strumento finanziario ha già un trend al rialzo? Come si fa a fare questo ingresso? Se vi interessa questa cosa, scrivetemelo nei messaggi, ragazzi. Se molti di voi mi scrivono che gli interessa una lezione su questo argomento, allora magari farò un video, quindi scrivetelo nei messaggi. Andiamo avanti sulla terza CRO, Dulcis in fundo, ma non siamo alla fine, no? Sto scherzando, ragazzi. Allora, CRO compresso fra i miei due livelli ed è in trend negativo
operativo contro Bitcoin dal 15 di settembre. Le ultime politiche di Crypto.com sul CRO ovviamente hanno modificato tutta la struttura che era stata creata precedentemente. Faccio riferimento quasi del tutto, ragazzi, allo swap con MCO, quindi la fuoriuscita di MCO, quindi in sostanza che ha dato alla CRO il peso di quella criptovaluta. D'altronde non potevamo pretendere che insomma questa azienda potesse magari continuare con questa politica di far ascendere il prezzo di CRO insomma modificando quello dell'altro, perché poi c'è anche un business dietro, ragazzi, e deve essere sostenibile. Al momento contro Bitcoin CRO è in trend laterale, il ribassista nel breve periodo. Chi di voi è uscito può continuare a stare fuori dal CRO, chi di voi invece lo sta utilizzando per i vari supercharger di cui vi lascio in sulla mia testa, ragazzi, il video con il tutorial se volete capire come utilizzare la strategia corretta del supercharger. Ancora non abbiamo i numeri e i dati, ma fra un po' uscirà qualcosa, e poi ancora non c'è un'inversione di trend, quindi nessun long su CRO di posizione contro Bitcoin. Intanto deve rompere queste due medie, deve riposizionarsi qui, ma il vero long arriverebbe se e solo se abbiamo un break di questo livello, quindi si fa così, quindi molto lontano in questo momento la cripto di CRO, che è stato invece uno dei nostri cavalli di battaglia. Andiamo ad Ethereum, la splendida Ethereum, sottovalutata quest'anno, da inizio anno invece, ragazzi, io vi avevo messo questa cripto tra i miei primi portafogli proprio mesi addietro, e stranamente ha continuato. Perché? Perché, ragazzi, guardando i grafici era quello che risultava. Anche qui, da settembre 2019 Ethereum contro Bitcoin è in trend positivo, un anno di trend positivo contro Bitcoin, una cosa bellissima da vedere, perché significa che anche la regina del mercato ha ancora qualcosa da dire. Chiunque sia entrato su Ethereum da settembre 2019 e ha cambiato i suoi Bitcoin in Ethereum è in guadagno rispetto ad aver Bitcoin in holding, quindi complimenti a chi lo ha fatto. Qual è la situazione attuale però, ragazzi? E qui vedete uno dei miei segnali di allerta. Allora, la situazione attuale è in flusso ribassista per quanto riguarda Ethereum di brevissimo periodo, circa un mese e 10 giorni contro Bitcoin. Siamo però nella perfetta struttura del canale ascendente, quindi tendenzialmente potremmo attenderci ancora un tentativo di ripresa di questi prezzi, quindi ancora una fase rialzista di Ethereum. Secondo me, chi di voi è fuori può utilizzare anche questi momenti per eventualmente entrare in posizione. Io ne ho abbastanza per il discorso DeFi, ragazzi, e quindi non ne comprerò ulteriori. Però chi di voi è magari fuori può usare cosa? Sia questi livelli che erano dei pullback, ma soprattutto il break di questo livello di prezzo. Quindi, ancora una volta, sul break di questi livelli, quando siamo qui, se ci arriviamo, ragazzi, Ethereum entra long anche nel breve periodo. A quel punto, perché no, saltare sul carro anche di questa criptovaluta. Andiamo avanti, un'altra cripto bellissima, Lend. Molti di voi mi hanno chiesto questa criptovaluta, facciamo un'analisi grafica, eccetera eccetera, però ragazzi, le cripto che crescono tantissimo, vedete, poi hanno quasi tutte questo stile di struttura. Anche qui c'è un pattern che le criptovalute fanno quasi sempre in inversione di trend. È un pattern che anche su Lend si è verificato. Ancora una volta, ragazzi, se volete il pattern scrivetemelo nei commenti, vediamo di fare dei webinar di spiegazione anche su questo pattern, perché è un pattern semplice sostanzialmente che potete guardare, potete vedere, e si verifica spesso su questo tipo dei mercati e vi protegge magari da qualche mese di trend ribassista. Scrivetemi nei commenti se vi interessa. Vediamo chi vince, se il primo commento è questo, ragazzi, sul pattern. Allora, dove si entra long su Lend? Intanto il trend è ribassista contro Bitcoin nel breve periodo, quindi fuori ancora da questa cripto, siamo lontani dalle medie, non c'è nessun segnale di inversione. Questa è
sembra un po' band, ragazzi, molto simile a band, perciò dovremmo attendere quantomeno il break di questo mio livello, esclusi zeri, 576, ragazzi, 576 su land. Attendete un break quantomeno delle medie mobili, ragazzi, confermato in close. Poi decidete magari di fare qualche operazioncina. Link, splendida Link, mi piace la giornata di oggi, ma d'altronde praticamente speculare a band, anzi vi faccio vedere, ragazzi, perché sono molto simili, Link meglio forse da certi punti di vista, quantomeno sembra l'oracolo originale, diciamo così. Allora, dov'è la struttura che mi piace sul Link? Minimo, minimo superiore, massimo da rompere. Se va qui, inverte il trend di breve periodo. E sull'inversione di trend, molti di voi mi chiedono sempre: Mauro, il trend com'è? Mauro, il trend com'è? Il trend lo dovete conoscere, ragazzi. Ho fatto diverse lezioni, andate a vedere sul canale come riconoscere un trend, è fondamentale. In questo caso è un trend di breve periodo. Se romperà questo trend, avete visto di nuovo il mio alert, esclusi zeri 10 è qualcosa, ragazzi, io direi 10 e 2, se rompe sopra questo livello si va long anche sul Link, e Link ritornerà nel mio portafoglio insieme a queste cripto che vi sto dicendo, qualora si dovessero verificare questi ingressi, questi segnali. Andiamo avanti perché ne mancano tre. Una di queste ha il trend invece rialzista su Bitcoin ed è Theta, bellissima, ragazzi. Questo era un precedente segnale che avevo messo al vecchio massimo, ma ha un trend rialzista spettacolare. Anche Theta, ragazzi, sottovalutata. Perché? Perché guardate un po' qui, da maggio 2020 è in trend rialzista, e che trend contro Bitcoin. Però anche qui, ragazzi, guardate i movimenti ad onde che fanno le criptovalute, in questo caso boom boom. Non è la prima volta che assistiamo a questo tipo di atteggiamento, perciò quando avvengono questi fattori, che poi sono gli stessi, per essere chiari, che abbiamo visto su Link, per esempio, vi faccio vedere, è la stessa cosa. In questo momento, quando avvengono questi boom, poi ritracciamenti, sul prossimo long si va su, anche l'end, per esempio, guardate, 1, 2 e poi si prova a salire, perché proviamo ad avere quell'altro balzo che ad esempio Theta ci sta mostrando in questo suo grafico attuale. Vedete che ha fatto qui, immaginate che eravamo qui a luglio e stavamo vedendo questo trend ribassista, quindi un break di questi livelli di massimo, hanno invertito il trend in breve e si è andato su. Quindi ancora long, non c'è inversione su Theta, però c'è un segnale di debolezza contro Bitcoin, ma è un retest di questi livelli di massimo. Al momento non mi preoccuperei, sotto i precedenti minimi si stoppa ogni posizione, quindi sotto questo livello si stoppa e si aspetta un'eventuale inversione, ma al momento non c'è. Quindi Theta ancora nella top 10, e mandiamo a una delle altcoin più gettonate invece delle ultime settimane, ragazzi, Uni, la cripto di Uniswap. Ragazzi, come tutte le cripto, anche Uni ha fatto il boom, dopodiché dopo aver segnato grandi rialzi. Questa ve la faccio vedere contro dollaro, ragazzi, non contro Bitcoin, perché non c'è un grafico accettabile contro Bitcoin, e quindi non ha senso andarla a guardare contro Bitcoin, ma in linea di massima, insomma, dobbiamo ancora aspettare perché è troppo giovane la cripto, però mi piaceva comunque parlarne, ragazzi. La struttura di Uni in questo momento è ribassista. Dopo il break che vi avevo indicato nel famosissimo video, dove vi dicevo di prendere qui lo stop e il profitto, vedete, a 5,90, quindi io sono uscito ovviamente come vi avevo detto in quel video a 5,90. Da 5,90 Uni è crollata poi, ma mi interessa poco, perché in questo momento c'è il farming di CRO che mi darà Uni, quindi non ho ricomprato Uni e sono ancora in attesa per questa criptovaluta, in attesa di vedere movimenti accettabili. Al momento non ci sono segnali di ingresso, quantomeno dovremmo assistere ad un break di alcuni massimi, che gli ultimi sono troppo lontani, quindi io direi di stare un po' alla finestra con questa criptovaluta e magari
attendere. Questo livello, i 3,94, può essere già un'indicazione di un'eventuale inversione, ma andrebbe poi confermata da eventuali ribassi e rialzi successivi. Ultima criptovaluta della giornata, Year to Finance. Allora ragazzi, questa è una cripto che mi piace tanto e non quanto, sono sincero, però bisogna dire che il trend precedente l'ha fatto anche importante, però poi, come tutte queste criptovalute, è andata a perdere con movimenti di prezzo notevoli, con una fase di ribasso che non può che essere vista in maniera di correzione corretta di questo trend. Allora è andata a impattare su questa che era la fascia di prezzo iniziale, che aveva dato inizio a quel grande slancio a metà agosto. Dopodiché ragazzi, questo è un pattern ABC che la coin dovrebbe aver chiuso, ma non ha inversione di trend da nessuna parte. Quindi su coin di questo tipo, che sono collegate al settore DeFi, al farming, e su coin che hanno avuto un boom troppo veloce dei prezzi, io attendo. Quindi vi ho lasciato le ultime due, dove vi ho indicato che sono nella watchlist, ma c'è una attesa abbastanza rilevante. Allora, intanto il primo livello di prezzo è distante, veramente distante, che sta qui. Aspetto il formarsi di strutture di prezzo che mi indichino magari un'eventuale inversione prima di salire sul carro di questa altcoin, ragazzi, perché è veramente estremamente rischiosa. Bene, allora vi ho dato tutti i punti di vista sulle top 10 delle cripto contro Bitcoin. Uni era contro USD, ma potete perdonarmi, diciamo, per questa unica eccezione, perché non ha un grafico molto molto lungo. Tutte queste cripto salgono sulla mia watchlist per quanto riguarda il mio portafoglio. L'ultimo ha performato al 100%, abbiamo fatto il 100% di rialzo sull'ultimo portafoglio con voi qui sul canale, ragazzi. Vedremo quando entreranno queste nuove cripto in posizione longa. Attualmente siamo belli tranquilli, rilassati nei nostri USD, e siamo usciti, diciamo, da tutte le posizioni, ma cerchiamo di sfruttare eventuali rialzi, perché Bitcoin ha dato segnali positivi nella giornata di oggi, ma di questo ne parleremo lunedì come sempre. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. 22 minuti di video, lo sapevo che era così lungo, 10 coin sono troppe. Lasciatemi un mi piace per questo veramente speech lunghissimo, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!